Mentre mettevo un po' d'ordine nell'hard disk del mio computer, spostando video chiusi sull'hard disk esterno, mi sono reso conto che sono rimasti appesi da diverso tempo alcuni video che ho realizzato appunto diverso tempo fa. Come per esempio il video che segue adesso, che fa parte della serie delle video letture tratte dal libro di Margherita Hack, Vi racconto l'astronomia. In effetti mancano due passi tratti da quel libro, in particolare dall'ultimo capitolo, e nel passo che segue, il primo dei due, si racconta qualcosa sulle strutture presenti nell'universo, sulla Via Lattea e infine sulla posizione del Sole all'interno della Via Lattea. Prima di lasciarvi alla lettura vera e propria, vi segnalo che in descrizione ho inserito il link alla recensione del libro e a tutta la playlist, così chi nel caso dovesse essere capitato su questa serie con questo video avrà agevolmente possibilità di recuperare i video precedenti appartenenti alla serie. Ci vediamo alla fine della lettura. L'universo è una struttura gerarchica nella quale le stelle sono raggruppate in grandi famiglie stellari, chiamate galassie. Le galassie a loro volta sono raggruppate in altre famiglie, che possono essere piccoli gruppi di galassie o grandi famiglie, chiamati ammassi di galassie. Questi a loro volta possono essere raggruppati in superammassi. La nostra galassia, la Via Lattea, è una grande famiglia di stelle, 400 miliardi circa, distribuite su un disco. Il diametro della nostra galassia è circa 100.000 anni luce, cioè la luce impiega 100.000 anni per andare da un'estremità all'altra. E lo spessore del disco, alla distanza dal centro a cui si trova il Sole, è circa 27.000 anni luce, e di appena 2.000 anni luce. La Via Lattea è simile a un disco piatto con un rigonfiamento al centro, il cui spessore è di circa 15.000 anni luce. Se guardata di taglio, assomiglia a un fuso, mentre vista frontalmente ricorda un'enorme ruota, dal cui centro escono le braccia a spirale. La materia non è distribuita uniformemente sull'intero disco o equatore galattico. Sulle braccia a spirale, che partono dal centro e da lì si diramano, sono addensate le stelle più giovani, e una grande quantità di materia interstellare, gas diffuso, nubi di gas e polveri. Le polveri sono minuscole particelle solide, di diametro inferiore al millesimo di millimetro, formate da grafite, ghiaccio, silicati e ferro. Fra un braccio a spirale e l'altro, le polveri sono meno abbondanti e si trovano le stelle meno giovani. Il disco è inviluppato in un alone sferico, in cui mancano quasi completamente il gas interstellare e le polveri, mentre vi si trovano le stelle più vecchie, di età paragonabile a quella dell'intera galassia, 12-13 miliardi di anni. Sono le stelle della prima generazione, isolate o raggruppate in ammassi globulari, cosiddetti perché a forma di globo, contenenti da 100.000 a 500.000 stelle fittamente addensate. Che il Sole si trovi in posizione periferica fu scoperto nel 1918 da Harlow Shapley. Tanto William Herschel che Kapteyn immaginavano il Sole al centro della Via Lattea, perché i loro conteggi stellari mostravano che le stelle erano distribuite uniformemente sul piano galattico in tutte le direzioni attorno al Sole. Shapley si dedicò invece a studiare la distribuzione di quelle famiglie di stelle chiamate ammassi globulari che si trovano nell'alone galattico. Egli notò che il numero di ammassi cresceva in direzione della costellazione del Sagittario e dedusse che là doveva trovarsi il centro della Via Lattea. Poiché negli ammassi globulari si trovano numerose stelle variabili del tipo RR Lyrae, il cui splendore intrinseco è noto, misurando lo splendore apparente ne determinò una distanza che trovò pari a circa 50.000 anni luce. Egli però ignorava la presenza delle polveri interstellari, che affievoliscono la luce delle stelle lontane e le fanno apparire più deboli e quindi più distanti. La scoperta della presenza delle polveri ad opera dell'astronomo svizzero Trumpler portò a ridimensionare questa misura della distanza, che oggi è stimata pari a 27.000 anni luce. E rieccomi di nuovo qui per i saluti finali. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Inoltre, vi do appuntamento alla prossima lettura hackiana, che sarà anche l'ultima di questa serie che era iniziata l'anno scorso in occasione dei 100 anni di Margherita Hack.
Ovviamente, se ci sarà modo di parlare, tornare a parlare di Margherita Hack, verrà fatto. Per ora, saluti tutti!